Giuseppe Montanara, il suo intervento verte sull'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. Sì. Quindi esatto. Perché è incostituzionale? Perché la Corte Costituzionale ha ritenuto così, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Ok, ci spieghi insomma perché ha ritenuto opportuno... Il decreto legge, quando è stato convertito, era completamente differente rispetto al testo approvato in sede di conversione, quindi non c'era nessuna conseguenzialità logica e perciò il decreto è decaduto sin dall'origine. E quali sono le novità in tema di sostanze stupefacenti di cui si parlerà oggi nel convertito? Assolutamente nessuna. Torna in vigore la normativa del 2005, cioè antecedente al 2005, e le modifiche che ci sono state nel 2014 con la legge 79, che però non hanno assolutamente niente a che vedere né con la dichiarazione di incostituzionalità e ne ha anche poco con la normativa pregressa. Quindi si torna alla distinzione tra droghe pesanti e leggere? Sì, c'era prima e c'è anche adesso, sì. Ma non è assolutamente una novità. Esisteva prima dell'intervento della Corte Costituzionale ed esiste oggi. Qualche piccola modifica sulle tabelle, perché le tipologie di sostanze stupefacenti dal 2005 a oggi sono cambiate, ma tutto qua. Il suo parere è giusta questa decisione di tornare alla normativa precedente? Che si torni alla normativa precedente non è giusto, è obbligatorio, quindi è la scoperta dell'acqua calda, è evidente che è così. Che ci fosse un vizio di costituzionalità è altrettanto vero e mi sembra anche ragionevole che esista una distinzione sotto il profilo della responsabilità in relazione alla tipologia di sostanze che vengono poi o messe in commercio, spacciate e non utilizzate per fini personali.